vedendo quanto vi sia piaciuta la top su Jim Carrey che ho fatto qualche tempo fa, effettivamente devo dire che sono anche per me tra quelle che preferisco fare, andiamo con un altro episodio della serie Improvvisazioni geniali, tenute poi nel taglio finale del film e non cancellate in fase di editing perché sarebbe stato un troppo uno spreco, in questo caso da parte del mitico Robin Williams. Benvenuti su WatchMojo Italia per questa top a tema cinematografico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati e iniziamo! Alla numero 10 con una caduta, ci sta sempre bene una caduta come antipastino per iniziare queste top di scenette che facevano troppo ridere e quindi sono state conservate. Siamo in Piume di Struzzo, non è il film più noto di Williams ma comunque si fa a guardare, è una commedia degli equivoci, ve la consiglio, piuttosto geniale, sul suo Armand, un gestore gay di un nightclub, e il suo compagno, la sua vecchia moglie e suo figlio nato dalla sua unica relazione etero appunto, e il suo maggiordomo, e che creano un gruppetto piuttosto variopinto delirante al quale succedono cose, devono fingersi altri, mascherare la loro relazione omosessuale, di tutto. Insomma, il momento dell'improvvisazione, però, che è un'improvvisazione non improvvisazione per certi versi, uno scatto frenetico di Williams che cerca di far mantenere la calma a tutti quanti, in particolare a suo figlio che si sta alcolizzando, ma... We're all right. It's fine. Just shut up, goddamn you. It's all right. Stop crying. Goddamn you. What are you standing there for? Go. La caduta ovviamente non era all'interno del copione, ma data la foga della scena e il fatto che fosse piuttosto buffa, venne tenuta. E alla numero 8, la 9... la numero 8, dicevo, siamo in Aladdin, e quando uno ti cambia tutta una scena il film, come vedremo anche dopo, che vi consiglio di rivedere in lingua originale per ragioni che noteremo insieme, è ricco di spirito di improvvisazione di Williams, che appunto, se non lo sapevate, doppiò il genio. E iniziamo con questo piccolo momento in cui lui e Aladdin stanno discutendo di come riuscire a cavarsela a vicenda tra desideri e liberazioni da prigionie eterne, e quando Aladdin promette al genio che risolverà tutto quanto da solo, in 4 e 4 8, Williams in teoria non avrebbe dovuto rispondere con nessuna battuta, ma se ne uscì con un sì, certo, quello che sentite nei suoi intenti in sala di voice over era il naso di Pinocchio che si allungava per la bugia detta da Aladdin. Per questo poi nella scena fu inserita la faccia di Pinocchio nella quale si trasforma il genio. Geniale. Oddio, pessima battuta. I'll set you free. Yeah, right. E alla numero 7, capitava da quelle parti e quindi perché no? Robbie Williams e Billy Crystal, che erano buoni amici insieme, avevano già recitato per il cinema, e insieme finiscono in una puntata di Friends, stavolta andiamo con una serie, i due che veramente stavano camminando per caso vicino al set della sitcom, furono invitati a prendere parte per un veloce momento con quello che gli veniva in mente da parte della produzione, che non avvisò tra l'altro della cosa a nessuno dei nostri protagonisti, che quindi si videro arrivare nel bar sti due come nulla, che si siedono accanto a loro e iniziano a urlare Williams in lingue sconosciute, a litigare su qualcosa che non si sa cosa sia. Matt LeBlanc, che poi prova a intromettersi, che viene respinto con perdite da Billy Crystal. La scena è piuttosto divertente. It's me, I've been sleeping with your wife. So you're the gynecologist? Hey, I'm trying to have a private conversation. E alla numero 6, una semi-rottura della quarta parete per certi versi, quando, dicendo solo 4 parole, riesci a creare più livelli, volontari o meno che siano, di genialità, vuol dire che sei uno che ci sa fare come pochi. Siamo in Will Hunting, nel finale, col professor Maguire di Williams e lo Will di Matt Damon, che lascia la città con una nota per il suo mentore, con su scritta una frase che i due si erano già detti a circa metà film in una delle loro chiacchierate, ossia una scusa suggerita da Maguire a Will per risolvere i suoi problemi, dicendo, quando te la devi cavare in qualche maniera, che ti devi andare a occupare di una ragazza, una cosa così aperta a interpretazioni. Sorry guys, I gotta see about a girl. I gotta go see about a girl? Yeah, that's what you said. Che suscita appunto l'ilarità di Matt Damon. E il film finisce con Will appunto che, andando davvero da una ragazza, lascia questa lettera a Maguire in cui dice di stare andando a occuparsi di una ragazza. E Williams, che in teoria anche qui non avrebbe avuto battute, se ne esce con: if the professor calls about that job, just tell him sorry. I had to go see about a girl. Well, son of a bitch, he stole my line.
Bellissima trovata. La numero 5, un po' tutto. In Mork e Mindy, la serie che diede il primo vero successo di pubblico in TV a Robbie Williams, in questa sitcom che nacque, non so se sapete, da un piccolo sketch in Happy Days, 22esima puntata della quinta stagione, con Fonzie che incontra appunto Mork Williams, che è questo alienino un po' rincoglionito con il quale si sfida in una gara di pugni sul jukebox. Mork fu recepito così alla grande dal pubblico, soprattutto per lo stile molto serafico e delirante di Williams, che il network gli creò appunto attorno tutta una miniserie con lui e Mindy, che è la sua amica poi ragazza, in cui non c'è in realtà qualcosa di specifico, perché varie interviste confermano come lo script fossero due vaghe linee guida ogni volta, e poi fai tutto quello che vuoi, Robin, tu tutte le facce che ti pare, e lui fece tutto quello che gli pareva. E alla numero 4, La maschera e Mrs. Doubtfire, di certo una delle interpretazioni a doppio più famose, il momento in cui la tipa dei servizi sociali, non mi ricordo veramente come si chiama, però arriva a casa sua e Williams è costretto a recitare in tutti i sensi i suoi due personaggi nello stesso momento, ossia Daniel, che è lui, e Miss Doubtfire. L'improvvisazione fa parte del momento in cui Daniel perde la maschera da Doubtfire e per non farsi riconoscere si spiaccica in faccia una torta facendo finta sia una maschera notturna per la pelle di Miss Doubtfire. Hello! Oh, I'm sorry to frighten you, dear. I must look like a yeti in this game. Philly, il copione ci arrivava. Poi, delirio. A ruota libera con Williams, intortato che si scioglie a pezzettoni con la panna che finisce nel tè, l'altra che lo guarda come se fosse matto, lui che prova a dare spiegazioni a tutto. È il momento migliore del film, che però non doveva nemmeno essere un momento del film. As you can see, I can't stay with you, dear. I'm melting like a snow cone in Phoenix. There we go again. I'll go get Danny, all right? He'll be right with you. Hold on. Danny! E alla numero 3, le trasmissioni radiofoniche in... Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll! E insomma, è il cardine del film. Ha improvvisato il film anche qui, in cui Adrian, questo veramente vissuto pilota dell'aeronautica e DJ, intrattenitore per l'esercito americano in Vietnam, al fianco di Forrest Whitaker, anche lui, grandissima interpretazione. E niente, le parti memorabili sono appunto le sue grandi tirate buffissime alla radio, che, stando a Barry Levinson, furono praticamente... Barry Levinson, scusate, il regista, furono praticamente tutte create sul momento. Semplicemente accendere la macchina da presa e aspettare che Williams facesse cose, facce, dicesse altre cose con Whitaker e gli altri, che sono più volte ripresi a sghignazzare sul serio, perché quelle sono risate vere, poi lasciate nel montaggio finale. E alla numero 2, un problema notturno. Siamo di nuovo in Will Hunting per la celeberrima battuta di improvvisazione della quale vi avevo già parlato tanto tempo fa, credo, in uno, il primo video, se non sbaglio, della coppia con gli attori che si mettono a ridere sul serio in scena e poi quelle parti vengono tenute nel taglio finale, perché appunto anche in quel caso facevano troppo ridere. Quello che a momenti si affoga a sto giro è Matt Damon, quando... My wife used to fart when she was nervous. Il mia moglie scorreggiava nel sonno, è ormai leggenda, come tutto quello che segue. Matt Damon inizia a ridere emettendo sibili udibili solo da un apparato acustico canino, iniziano a schiattare di risate tutti per la serie di boiate sparate a ripetizione da Williams. Oh god, she woke herself up. Oh, da notare anche come la stessa cinepresa faccia su e giù a un certo punto senza motivo. Cioè, un conto è fare su e giù per mantenere il ritmo della risata di Matt Damon, un conto è farlo senza ragione appunto quando Robin Williams dice la sua battuta, e quello era probabilmente il cameraman che si era messo a ridere anche lui. E alla numero 1, tutte le imitazioni in Aladdin, tutte qua. Il motivo, tra l'altro, appunto per cui vi dicevo, per quanto il doppiaggio sia ottimo, questo film andrebbe rivisto in inglese. Si racconta di come Williams fornì allo studio in 4 sessioni da 4 ore 16 ore di frasi e battute a non finire, in aggiunta a quelle standard del copione. E in mezzo ci infilò imitazioni di chiunque, da Superman a Schwarzenegger a quella mitica di Robert De Niro in Taxi Driver. Excuse me? Are you looking at me? Did you rub my lamp? A tutta un'altra serie di follie che culminano con Jack Nicholson identico, che non dovevano manco registrare, solo che poi lo studio si chiese: ma davvero vogliamo cestinare questa miniera d'oro? Che quindi fu inserita trovando la scusa giusta. Genie, I need help. All right, Sparky, here's the deal. If you wanna court the little lady, you gotta be a straight shooter, do you got it? Allora, piaciuta questa top? Mi raccomando, date un'occhiata anche a questi altri video. E ci vediamo domani per un'altra top 10.